Siamo con l'assessore Enzo Belloni. Da ottobre stop ai bidoncini porta a porta e vengono introdotti questi cassonetti intelligenti. Cosa cambierà per i cittadini del centro storico? Allora, il cambiamento sarà un pezzo alla volta. Abbiamo, assieme a Marche Multiservizi, deciso di dividere il centro storico in quattro zone, quindi la sperimentazione per i primi mesi partirà in una zona della città, in un quadrante che indicativamente va da Via Branca a Via Gramsci. E l'idea è quella di piazzare 6 contenitori di rifiuti, che sono quelli che sono stati utilizzati nella città di Mantova, per capirci. E questo cosa ci porterà? Ci porterà a non avere più in strada i sacchetti, insomma, con la plastica, i sacchetti con l'indifferenziato, i sacchetti con l'umido. Quindi in qualche modo avremmo una città un pochino più ordinata. È chiaro, si tratta di sperimentazione, dovremmo valutare quello che sarà il comportamento dei cittadini, perché poi alla fine è sempre il singolo cittadino che fa la differenza. Quello che ci sarà, oltre ai contenitori, ci sarà anche una videosorveglianza, abbiamo previsto nelle zone di conferimento. I cassonetti non saranno accessibili da tutti, quindi l'utente che abita in centro avrà una tessera, che adesso andremo a capire se utilizzare la tessera sanitaria o un altro strumento, che gli permetterà di aprire il contenitore e di lasciare il rifiuto. Questa operazione con i nuovi cassonetti in qualche modo costringerà l'azienda a Marche Multiservizi a un giro più frequente, quindi non ci saranno raccolte giornaliere, ma nel corso della giornata penso che gli operatori dovranno passare almeno 2 o 3 volte. Chi deve conferire il rifiuto dovrà fare qualche metro in più per lasciarlo, non lo lascerà sotto casa, ma dovrà fare una distanza massima, abbiamo stimato, di 170 metri. I contro quali sono? Uno dei contro è che andremo a perdere alcuni posti auto, ovviamente, perché nel momento in cui mettiamo i cassonetti alcuni posti auto verranno in qualche modo occupati e impegnati. Una spinta soprattutto forte che arriva dal sindaco, che già ha un po' di tempo che spinge per arrivare a questo tipo di raccolte. È chiaro che anche i cittadini, specialmente i turisti, anche se i giri sono frequenti durante la sera e sono un po' in tutte le vie del centro storico, è chiaro che non è bello vedere i sacchetti fuori del portone. Qual è il punto specifico in cui verranno posizionati questi cassonetti? Ma ancora lo stiamo discutendo, incontreremo il consiglio di quartiere centro, gli illustreremo quelle che sono le proposte che amministrazione comunale e azienda Marche Multiservizi hanno fatto, e se ci sarà bisogno apporteremo alcuni piccoli aggiustamenti. È un investimento che quale costo comporta? È un investimento importante, la stima è il costo unitario di circa 50.000 euro ogni cassonetto, quindi questa prima sperimentazione ci porterà l'azienda ad un costo attorno superiore ai 300.000 euro. Il costo ipotizzato per sviluppare questo tipo di raccolta in centro storico è attorno ai 1.200.000 euro.